quanto tempo pensavi a questo film? Che cosa ti attirava di questo soggetto, di questo libro? Quali erano gli elementi? Ma intanto perché di film sull'avventura africana nostra del 1936 non ne sono stati fatti molti. Anzi, ti dico la verità, adesso non ne ricordo nessuno che non sia del periodo proprio caldo del 1938-39. Quindi l'attenzione a un racconto nostro dell'avventura coloniale mi affascinava. Da una parte. Dall'altra io ci ho pensato, sì, è vero come tanti, non come tanti altri colleghi, di realizzare questo film. 10 anni fa ci provai, le condizioni erano molto difficili, le condizioni anche per montarlo. Insomma, l'Etiopia è sempre stato un paese difficile per girarci. Questa guerriglia forte, questo scontro forte tra etiopi e eritrei ha creato sempre delle difficoltà per delle riprese in quel luogo deputato, nei veri posti. Io stesso ho fatto dei sopralluoghi ad Asmara, a Massawa, ma le condizioni erano difficilissime. Un conto è fare un documentario, un conto è portare attori, fare una fiction, cioè ricostruire. E c'era un clima assolutamente pesante, quindi bisognava pensare ad altri posti, a dei trasferimenti, a ricostruire ancora di più, quindi un film al limite estremamente più difficile e costoso. Mi è stato riproposto coraggiosamente, Leo Pescarò, Luciano Martino, mi hanno proposto di nuovo questo film, appena abbiamo del tempo di uccidere, per me si trattava addirittura di vivere un flashback 10 anni prima, quando lo avevo un po' preparato, un po'. Appunto, e quindi è stata un'occasione da prendere al volo, anche se è molto, molto faticoso, molto difficile, ma va bene, insomma, questo è il tema, questo è il film. E quali sono state le modifiche più importanti che hai apportato scrivendo la sceneggiatura al libro? Ma guarda, questo è stato un discorso lunghissimo proprio con gli sceneggiatori, con Scarpelli e con Virzì. E il problema era questo, cioè il racconto è tutto in prima persona e tutto dentro, quindi bisognava trovare un metodo per uscire da quello che era proprio un po' il metodo di Flaiano, un problema filologico. Cioè a un certo punto l'ultimo capitolo di Flaiano del libro è I punti oscuri, nei quali si capisce, si rivela che lui questo racconto è stato fatto allo scrittore, il quale rivela appunto quali erano le ipotesi che hanno portato avanti il personaggio e quindi quelli che erano certi buchi, si rivelano invece dei nodi importanti. In un film è molto difficile arrivare alla fine e precisare i punti oscuri con un personaggio che racconta tutto, tutti gli snodi, quindi bisognava forse durante l'azione del film trovare il modo di raccontare dei blocchi, lasciarne in sospeso degli altri, con una metodologia dal punto di vista della struttura nuova rispetto al romanzo, però ti devo dire la verità, io credo e spero che il romanzo sia stato, al di là di queste necessità di struttura e di sceneggiatura, molto rispettato, perché è un romanzo che se uno lo prende in mano per rispettarlo, è talmente bello. Senti, come hai scelto proprio queste località, lo Zimbabwe, il Kenya, dove hai girato? Ma te l'ho detto, per una selezione, io sono stato, i sopralluoghi di questo film non hanno una storia lunghissima, come ti ho detto prima l'Eritrea, poi l'Etiopia, quindi ti comincio a parlarti di dimensioni piuttosto vaste, dal nord al sud, viste e considerate le difficoltà di girare in quei territori. Siamo andati a Djibouti, abbiamo guardato se nei pressi, poi siamo stati nel Kenya e abbiamo capito che il Kenya al nord ci potevano essere anche i tipi fisici giusti per poter portare sullo schermo, per rappresentare almeno quei tipi così caratteristici, così nobili, così eleganti, con dei tratti così importanti come ha quella popolazione. Quindi Kenya. Poi a un certo punto il mondo di Marian, uno dei personaggi femminili fondamentali, del romanzo chiave del romanzo di Flaiano, volevamo che vivesse in un mondo, in un cuore
di mondo molto differente da quello che vivevano gli altri. Ecco, voglio dirti, mentre la guerra, mentre i campi militari, mentre le azioni si svolgono in un territorio brullo, dice Fraiano, molto simile al sud dell'Italia, no? E arido, improvvisamente lui, prendendo questa scorciatoia, incomincia un itinerario che lo porta un po' nella sua Africa, in un'Africa sognata, in un'Africa differente da quella che aveva mai visto prima, piena di fascino, di anche di vegetazione diversa, di animali diversi, di incontri diversi, non tutti piacevoli, anche delle sorprese agghiaccianti, ma comunque in un mondo estremamente più importante, più magico di quello che ha vissuto prima. Ecco, fai conto come prendendo quella scorciatoia, lascia un mondo arido, riprende questa scorciatoia e si trova nel cuore di un'Africa piena di vegetazione, verde, affascinante, e riesce alla scorciatoia e si ritrova di nuovo in un mondo invece che quello che ha lasciato prima, cioè questa terra dura. Ecco il gioco e la differenza. Io credo che questo sia visivamente molto importante, il contributo, proprio una delle prime discussioni che ho fatto con Blasco Giurato, il nostro operatore, è stata proprio questa di creare, e lui l'ha capito perfettamente, questi due mondi, cioè il mondo un po' magico, un po' sognato, quasi da favola, se mi consentito, quasi da sussurro, da emozioni visive, che è il cuore del mondo di Marian, di questo personaggio femminile, e di suo padre, Johannes, e della sua gente, e poi invece intorno, quasi, ecco, direi quasi che questa Africa l'ha visitata solo lui, e per caso. E in questo itinerario ci ritorna tre volte nel corso del film, in questo, quasi che qualcosa lo spinga a ritornare in quel luogo. In un luogo dove appunto sono successi tanti fatti, e questo incontro fondamentale appunto con Marian, questa notte terribile, questo avvenimento terribile dell'incidente con Marian, e poi ci ritorna in una perlustrazione con una pattuglia, perché c'è stato degli incidenti nella zona di guerriglia, ancora perché i guerriglieri c'erano, questa guerra antica appunto che non finisce mai. Questa guerriglia, anche se eravamo i mesi, ormai racconto quasi i mesi della fine della guerra d'Etiopia, per quello che erano gli italiani, poi c'è sempre stata questi guerriglieri. E quindi in un ristrenamento lui si ritrova nell'inseguire dei guerriglieri, si ritrova nel villaggio di Ioanne, che è questo che tu hai visto alle mie spalle, che è tutto intorno, che è stato distrutto durante un rastrellamento, ma che però c'è lui il vecchio, questo personaggio che rappresenta un po', come dire, il proprietario della sua terra, fammi dire, il re della sua terra, questo personaggio importante, insomma, di fronte al quale lui lo guarda, e il colonizzato e il colonizzatore, se vuoi. Ti è stata difficile o facile la scelta di Nicolas Cage come protagonista? Ma devo dire, intanto, qua c'è un antico discorso tra l'uso e il problema dell'attore italiano, certamente per un regista italiano è estremamente importante anche lavorare con attori che conosce, eccetera, eccetera. E io spesso, se posso, lo faccio. Ci sono problemi di costo industriale spesso di un'impresa come questa, che quindi ti fanno guardare un po' ai personaggi, i giovani attori, che hanno in questo momento sono in grande salita, e quindi possono permettere anche una penetrazione del prodotto in tanti mercati. E dovendo fare una scelta di questo tipo, Nicolas Cage, che io avevo visto, che tra l'altro fa sempre l'italiano, non a caso si chiama Coppola, e fa sempre personaggi di italiano, ha fatto Birdie, ha fatto Stregati dalla Luna, ha fatto diversi film, dove anche nel Cotton Club fa un italiano, cioè a un certo punto è venuto a fare militare, insomma, che non aveva mai fatto qua, è tornato a fare militare. Gli altri personaggi, sono felicissimo di Ricky Tognazzi, veramente felice, è una conferma peraltro di uno dei nostri attori
emergenti, più interessanti, che tra l'altro posso anche chiamare collega, visto che ha fatto anche due film come regista, e poi altri attori che mi ha trovato la mia preziosissima collaboratrice Vera, e sono personaggi minori apparentemente, ma importantissimi nel racconto, e anche personaggi, Marian per esempio, e questa curiosa creatura, sembra un cerbiatto, sembra un... è talmente giusta qua dentro, vederla muovere, correre, come se fosse, come dire, come se fosse uscita da una capanna per andare, con dei movimenti bellissimi, ha scelto un prezioso contributo di Vera, e anche altri ruoli locali trovati, devo dire grande soddisfazione, funzionano bene, io spero di non essere clamorosamente smentito, come spesso accade, ma io ci credo. A proposito di collaboratori, tu che tipo di rapporto hai con i collaboratori? Sono collaboratori abituali come tua moglie Vera o e più altri che sono abituali? Ma devo dire che questa volta è successo qualcosa di curioso, spesso sì, questa volta è accaduto che ci sono degli incontri nuovi, fortunatissimi. Veramente io credo, posso affermare con assoluta tranquillità, che una troupe così compatta, così insieme, ecco, come dirti, così amica, così in collaborazione tra reparto e reparto, non siamo molti, d'altra parte con tutti questi trasferimenti, viaggi, eccetera, c'è il contributo poi delle persone in loco, che in alcuni paesi c'è un po' più di tradizione di cinema, in certi altri meno, quindi voglio dire, non è che si trovano elettricisti e macchinisti di grande esperienza, però con grande volontà, sì, l'abbiamo trovati. Hanno cercato di aiutare i leader di queste pattuglie, perché sono veramente... E che ti parlavo del contributo tra loro, di questa grande collaborazione, io credo di poter dire che è rara, cioè è una troupe che si è amalgamata in maniera straordinaria, io credo che siamo soprattutto tanti amici, siamo degli amici, quindi il mio rapporto è di amicizia, è un rapporto diventato giorno dopo giorno di grande, di questo piacere di stare insieme, di svegliarsi in mattina e piacere andare a lavorare, e dato che sono giorni lunghi, il piacere di andare a lavorare è importante, perché alla fatica si aggiungerebbe la noia del rapporto, allora è il disastro. Lavoriamo in grande armonia, e questo è certamente uno dei valori importanti per un'impresa pesante come questa. Tu hai già fatto una grande impresa cinematografica in passato, quella del Marco Polo. Ma insomma, devo dire che me ne prendo sempre sulle spalle un po'. Che differenze ci sono state fra le due esperienze, oggi che qui siamo all'ottava settimana? Ma sai, intanto quella era un'esperienza di 10 ore che aveva come obiettivo soprattutto le 10 ore televisive, che poi sono state 8 puntate, e aveva così il fascino della scoperta di paesi, forse dove veramente la macchina presa come fiction non era mai stata. Parlo della Mongolia, del Tibet o di altri posti raggiunti. La differenza è stato, la differenza è notevole, cioè è lo stress di una lunga attesa tra un trasferimento e un altro, passava anche un mese e mezzo in attesa che arrivassero i materiali di un film in costume del 1300, quindi erano momenti di grande stress proprio perché l'impresa era gigantesca, quindi, però insomma io ho dei ricordi di incontri umani di una tale bellezza e di un'esperienza così ricca di avvenimenti che la considero importante per me. Senti, dopo questi, tu che sei abituato a questi grandi film, grosse dimensioni, paesi lontani, non sei attirato da una commedia brillante? Ma io, dopo il Marco Polo, dicevo, io voglio fare il Marco solo, cioè la storia di uno chiuso dentro una stanza, perché non ne potevo più. In realtà poi, come vedi, eccomi qua,
Zimbabwe, poi in Kenya, poi prima nelle zone di Nairobi, poi a Mombasa, poi qua e poi andiamo in altri paesi ancora e altri viaggi ci aspettano. Domani mattina partiamo per un piccolo trasferimento, ma in giornata di 6 ore di viaggio e poi di 6 ore di viaggio di ritorno. Però perché andiamo a pizzicare qualche cosa che ci sembra interessante. Anche da... Ecco, è eccitante magari fare un sacrificio, viaggio, se si va poi a rubare con la macchina presa un'emozione, una qualche cosa che e tu dici poi me la monto, la cattura è mia. Ci sono spesso delle condizioni di luce che governa il mio operatore con grande perizia che ti fanno anche, che ti emozionano forte, perché qua sono improvvisamente dei cieli da perdere la testa. E qualche volta riusciamo a catturarli, qualche volta magari si formano mentre stiamo per finire il lavoro, andare via, ti mangi, però insomma, acchiappare, mettere dentro, immagazzinare. È molto emozionante, e sai, ti dirò la verità, fare un film in un appartamento, poi è difficile, poi tra l'altro è più difficile, insomma, è molto difficile fare un film, io ci ho provato a fare un film in un luogo unico, molto dura, è molto dura, e poi lì non ti aiuta né la natura, nel clima, nell'atmosfera, ma non lo so, io penso tra l'altro che il prossimo film sarà altrettanto duro, quindi è inutile che faccia delle... Penso, perché già in mente qualche cosa che mi fa capire che sarà un'altra bella tirata. Ringrazio.